6 rioni, 2 settimane e un solo vincitore. Per la fama e la gloria del proprio quartiere. Chi vincerà quest'anno? Noi, ragazzi curiosi, ve lo racconteremo a modo nostro. Telepaglia Punardo! Non potrei fare a meno di buttarci uno sguardo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Buon salve a tutti e benvenuti al TG Paglio di Telepaglio Punardo. Epiloghiamo ora quel che è successo fino ad oggi. Vai Vittoria! Sabato, apertura del Paglio con corsa polistica, che si è conclusa con la vittoria del Borgo. Domenica, dopo la Santa Messa e la benedizione del Paglio, abbiamo assistito ai sorteggi delle gare. Infatti, lunedì per le gare di pallavolo si sono sfidati per il girone giallo Castelvecchio contro Raglio. E ha vinto il Raglio, Borgo contro Castelvecchio e ha vinto il Borgo, Borgo contro Raglio che ha vinto il Borgo. Invece martedì, per il girone verde, si sono sfidati Puniv e Sassoon con la vittoria del Puniv, Filanda contro Puniv con la vittoria ancora del Puniv, Sassoon contro Filanda con la stupefacente vittoria del Sassoon. Oggi, mercoledì 12, sono previste le gare di scopa Briscola-Dama presso il Bar Carosello. Gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Laura. A te Laura. Grazie Vittoria. Come già anticipavi, questa sera alle ore 20.30 si disputeranno al Bar Carosello le gare di Briscola, Scopa e Dama. Giochi di abilità e di astuzia, ma anche di fortuna. I favoriti per queste discipline sono Raglio Filanda nella Briscola, Borgo Sasmorun per la Scopa, invece nella Dama Pugnini e Castelvecchio. Allora, sentiamo ora il proprietario del bar. Quanta affluenza prevede stasera? Ma spero che sia molta come nella pallavolo, visto che siamo tutti accaniti per questo palio che tutti gli anni ci riempie il paese. Io penso che almeno un centinaio di persone verranno qua solo per vedere più i partecipanti. Secondo lei chi sarà il favorito per stasera? Non vorrei essere di parte. Piacere, dipende anche dalle attività, penso il Borgo, però perché sono di parte. Perché tiperà? Sempre per il Borgo. Ok, va bene, grazie. Dopo queste notizie restituiamo la linea allo studio. Grazie Laura, adesso passiamo alla classifica a seguito della corsa polistica, che vede in testa il Borgo con 24 punti, ma ricordiamo che ha già giocato il Jolly. Al secondo posto troviamo il Castelvecchio con 10 punti, a seguire il Raglio con 8 punti. Poi Sasmurun con 6 punti. Al quinto posto con 4 punti la Filanda e all'ultimo posto con 2 punti il Punib. Ed ora è con grande entusiasmo che presentiamo il prossimo servizio, un'intervista speciale al caporione del Sasmurun. A te Luca! Intervista al caporione del Sasmurun. Okay. Come ti chiami? Gabriele. A che giochi parteciperai? La tua squadra è pronta per il palio? Sono modello, diciamo che poteva fare meglio, ma va bene. In quale disciplina ritieni il caporione maggiormente preparato? Ha preso nella pesca. E dopo c'è nero. Quali giochi vorresti aggiungere o togliere dal palio? Sinceramente non ne aggiungerei altri perché sono già un po' troppi. Ne toglierei qualcuno piuttosto. Quale rione pensi che vincerà quest'anno? Penso che sia sempre il Borgo. Grazie per l'intervista. Grazie a voi. Buona fortuna. Grazie Luca per la tesissima intervista. E grazie a voi per averci seguito. Un augurio a tutti gli atleti in gara. Da Telepaglio è tutto e arrivederci alla prossima puntata.